Quali sono le reazioni che un bambino può avere da un rapporto genitoriale narcisistico? Le reazioni sono le seguenti. Il figlio tende ad affermarsi e a porre dei limiti fisici ed emotivi e non fornisce più l'energia narcisistica al genitore che vede così minacciato il proprio controllo e la propria sopravvivenza. A questo punto, il genitore narcisista esplode rivelando la sua personalità fatta di rabbia, invidia e silenzio, disprezzo, fino ad arrivare alla violenza psicofisica. Raramente si verifica una tale situazione, sia perché il bambino nato in una famiglia narcisista non ha la possibilità di sviluppare alcun carattere né nessuna personalità indipendente e autonoma. Si verifica quando soltanto uno dei due genitori è un narcisista e l'altro si accorge della sopraffazione, aiutando il figlio nelle sue rivendicazioni. Questa fase solitamente si crea con la maturità. Il secondo punto è annichilito dalla propria personalità. Il figlio sviluppa insicurezza di base fatta di paura dell'abbandono e senso di inadeguatezza, affrontando la sua vita con la convinzione di non essere abbastanza capace o abbastanza interessante. In ambito lavorativo avrà difficoltà a mantenere il posto di lavoro con comportamenti autosvalutanti. All'interno di una relazione, invece, sarà portato a prendersi cura dell'altro in modo totalizzante, dipendendo al contempo dal partner sia per gratificazione che per affermare se stesso. Il figlio di un narcisista, proprio per la convinzione che gli ha instillato il genitore di doversi meritare amore e attenzioni, farà leva su quelle doti di dedizione e sacrificio e perseveranza, doti esaltate in modo manipolatorio in famiglia. Gli capiterà quindi di arrivare a rivestire ruoli e incarichi lavorativi di rilievo per poi rendersi conto che non è quello che avrebbe voluto per sé. Per ultimo, il figlio controdipendente che svilupperà tratti narcisisti sulla base di anni di abusi e violenze psicologiche, diventando aggressivo, altezzoso, zero empatico, cinico, nutrirà anch'esso una profonda insicurezza di base che cercherà di nascondere con la fasullità, la grandiosità del genitore, proiettando alla stessa maniera un'immagine di sé fatta di successo e onnipotenza. Importante ricordarci infine che le caratteristiche di un narcisista non si spengono spontaneamente e che rimarrà tale per tutta la vita. Di conseguenza, difficile guarire. Quando voi mi chiedete, mi ponete la domanda, ma un narcisista può guarire? Difficilmente un narcisista può guarire, anche perché un narcisista non andrà mai a seguire un percorso per farsi aiutare e se lo fa, lo fa solo per un intento o di costruirsi una nuova maschera o quella di intortare quello che è lo psicoterapeuta o la persona di riferimento. Di conseguenza, abbiamo detto tutto. Se avete bisogno del mio aiuto perché siete figli dei narcisisti e in qualche modo vi ritrovate e vi riportate degli schemi pesanti, che è un fardello non da poco, e avete bisogno del mio aiuto con l'ipnosi, contattatemi alla mia mail paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.